arrivati, dobbiamo stappare la bottiglia di vino. Marco, ci siamo? Abbiamo atteso i nostri amici da casa, così la stappiamo insieme e andiamo. Oh, benissimo, un'altra bottiglia di vino rosso di Fashion Wine Red per accompagnare questa pizza all'anduja. Prego, ti puoi versare da solo il vino. Prendo anch'io un bicchiere. Dice, tu bevi un po' di vino? Sì. Ok, così brindiamo insieme. Si senta, brucia troppo. Il nostro master chef. Brucia. Complimenti. Brucia troppo. Grazie Marco, la nostra amica Lisa. Non esageriamo, sei una mamma di famiglia. Perché il sapore? Andiamo dall'altra parte, dai nostri amici. Ottima. Signora Adriana, mi dica. Dice il signore buona. Che sta assaggiando, che è buona e non si sente molto l'anduja. L'anduja, non è molto. Lei l'ha allungata col pomodoro, vero signora? Sì. Con la passata di pomodoro. Sì, sì. L'hanno gradito, mi dicono che è buonissimo. Buonissimo. Le piace, signor Lamanni, di suo gradimento? No, no, è ottimo. Sono contenta. Le piace l'anduja? Di solito la mangio, sì. Quindi stasera l'abbiamo fatta un po' contenta con questa anduja. Naturalmente. Sì, signora Adriana. E volevo dirti una cosa, Rossella. Chi gradisce avere più anduja, mette meno sugo. Sì, lei l'ha resa più leggera, l'anduja con un po' di passata di pomodoro. Di pomodoro fresco. Pomodoro fresco. Ora passiamo a fare il dolce, no? Sì, intanto certo. Le caramelle. Le caramelle, sì. Come no? Sì. Sì. Queste mo andiamo a sistemare un po' questo. Questo lo possiamo togliere. Qua dobbiamo un po' spulire. Io vado a lavarmi le mani. Sì, prego, faccio. Come dice, signor Bilotta? Sì. È buona, veramente. Magari se la faccio fare anche della tua signora, Sì, è saporita. È saporita, buona. Poi la proverò anche io. Mi sta veramente chiamando questa pizza, quindi la saporita. Poi avete visto che è una cosa semplice, poco costosa. E naturalmente chi vuole arricchirla con la provola, chi certo, vuole... l'unica cosa e poi dipende dal gusto. La signora Adriana ovviamente ha preparato l'impasto prima, perché altrimenti avremmo dovuto attendere un'oretta circa di lievitazione, vero signora Adriana? Quindi per l'impasto della pizza napoletana la signora Adriana ha usato, mi vuole dire cosa signora, per l'impasto della pizza? Della pizza ho usato mezzo chilo di farina, 400 grammi, poi si mette di lato, magari si aggiunge dopo un poco, e si mette farina, metà bianca, anche metà di grano duro, poi acqua quanto basta, io la faccio piuttosto morbida, sale, un poco di olio di semi e panetto di lievito, sciolto, si fa la fontana, si mette questo panetto con l'acqua tiepida, si scioglie bene bene, si sbatte questa pasta che deve essere molto morbida e si lascia riposare. E poi si stende e si mette di sopra o il pomodoro con l'origano e si fa la pizza napoletana, oppure io ho fatto questa versione con l'anduja, certo. Che poi naturalmente così per l'aperitivo stuzzica proprio l'aperitivo. Poi sai che facciamo un'altra volta? Facciamo la pizza con la pasta brisè, l'anduja e la ricotta. È una cosa, un'altra pizza per l'aperitivo squisita. Bene, allora guarda, non ci risparmieremo nulla, signora. Faremo di tutto, squisita. Quindi ecco che brindano i nostri amici Daigo e Marco, la nostra e la vostra, ragazzi. Allora, signora Adriana, ora andiamo alla preparazione della torta al cioccolato. Finalmente! Chissà quanta gente era lì ad attendere questa torta al cioccolato. Signori miei! Sì, ci sono anche gli ingredienti da far vedere in sovraimpressione. Eccola qui, la tanto attesa torta al cioccolato. Ricordiamo gli ingredienti, quindi prendete nota, signori, carta e penna. Per la torta al cioccolato abbiamo bisogno di 300 grammi di farina. 200 grammi di farina. Ecco. 200 grammi di zucchero. Allora, 300 grammi di farina. È facilissima, guarda. Sì. Poi lo zucchero mi pare che era pure pronto, no? Sì, è da quella parte lì c'è lo zucchero, è vero? Sì, sì. Te lo passo. Sì. Grazie. Ecco, quindi di zucchero 200. 200, grammi. Sì. Grazie. Ma io mi regolo perché 30 grammi è questo cucchiaio, anche se... ecco. Ecco che versiamo i 200 grammi di zucchero. 3, 4, 5 e 6, pure un po' di meno, va? 5 cucchiai e mezzo, per sì. Va benissimo. Poi ci vuole il cacao amaro, qua 90 grammi di cacao amaro. Amaro.
e andiamo a girare lentamente. Sì. Vedi che il cacao fa le palline, sì, bisogna stare attenti. Siamo attenti a che attenzione. Non si facciano i grumi. Signora. Sì, sì, è importante. Se no rischiamo poi nell'impasto di trovare una pallina di cacao. Allora si gira delicatamente, poi si mette quel pizzico di fantasia che ti ricordi che sì, ho detto? Sì, un pizzico di fantasia. Un po' di cioccolata, fondente a pezzettini. Tagliato piccolino, ma un pochino più grosso, ma così. Un po' di scaglie, quindi di cioccolato fondente. Così. Signora Adriana, poi, scusa. Signora Adriana, la chiama d'Aigoro. Siamo rimasti con la voglia della pizza. Come? Ancora pizza? Ancora voglia di pizza. Ma a casa mia si finisce subito, guarda. Ora arriva, d'Aigoro, ora arriva. Questo è il lievito che abbiamo. Una bustina di lievito. E ora passiamo a mettere il latte. Il latte. Guardate, è di una semplicità unica sta pizza. Guarda, io che faccio tante torte, devi sapere, questa mi ha appassionato perché ho detto di una semplicità unica. Ma infatti ce l'hanno provato tutti senza farla. Di latte due bicchieri, vero signora Brana? Sì, sì, due bicchieri. Ci vuole fantasia, sì signora Brana? Sì, sì, sì. Lei è bravo a cucinare, qualcosa la fa, se la cava. È sbrigativo lei, vero? Andiamo, però giriamo. Ci vuole tempo, guarda, oggi, ha ragione, altrimenti non tempo, facciamo. Passione, poi, poi sì. Piano piano fare le cose con calma. E poi non scoraggiarsi se non va bene, poche cose, perché la seconda volta andrà meglio. Io ho imparato piano piano, non è che... piano piano. Ricordiamo che questa è una torta che si fa senza uova. Senza uova, né burro. Né burro. Né burro e né uova, vedi? Si deve piano piano. Ora la signora Yolanda gentilmente mi dovrebbe foderare questa. Quindi non ricordiamo, ne abbiamo carta il suggerimento... da forno. Vabbè, non fa niente. Possiamo usare quella della pizza, la giriamo. Se la non giriamo. Fa niente, signora Adriana, chiedo scusa, non fa niente. Andiamo avanti lo stesso. Ovviamente la signora Adriana suggerisce sempre l'utilizzo della carta da forno. Che è più igienica, è più... si tira subito. Certo, anche Licia, abbiamo visto che la usa e la consiglia pure lei. Quindi sì, in cucina, dimmi, ancora pizza? Si crea pizza. No. L'hanno finita tutta loro, se la sono nascosta la pizza, no. La pizza, signora Yolanda. È lì. Ah, è qua. La facciamo assaggiare anche ai nostri amici da questa parte. Continuiamo, l'assaggino di pizza. Ok. La prova è ottima. E intanto abbiamo qualcun altro al telefono, quindi mentre la signora Adriana gira tutto l'impasto, grazie. Io sento un po' che abbiamo in linea. Pronto? È caduto, la prossima, pronto? Pronto? Signora Anna! Buonasera! Licia, Licia! È con la L di Livorno, signora! Licia, vabbè, è uguale! Grazie signora, gentilissima! Grazie! Stasera cioccolata volontà, tra torte, cornetti. Ho visto la pizza? Sì, la pizza con l'anduia, la fa lei con l'anduia, sì, signora? Sì, la fa? Sì, cioccolata con l'anduia. Ah, anche con la salsiccia, buona. Sì, sì. Sì, sì. Però, volta non ci metto il sugo, soltanto la salsiccia di torta. Ah, ok. Sì. Volta con sugo, come ci girava. Certo, certo, è bello variare, è bello fare cose diverse, certo. Ma proprio buona. Signora Anna, lei è tra le tante telespettatrici che hanno fatto la torta al cioccolato, è vero? Sì, Gio. L'ha fatta Gio, non lei. Beh. La seconda sera. La seconda sera, beh, il giorno dopo, mi fa piacere. Ora la riproponiamo, visto che l'hanno chiesta in tanti. Tutta è anche molto, infatti, è semplicissima da fare. Semplicissima, non è troppo costosa. No, infatti. Signora Anna, vuole mandare Sì, voglio mandare dei saluti. Prego. Voglio salutare la signora Maria, il signor Stefano, tutta la tua famiglia. Grazie. Alla signora Lucia. Sì. A Enda, tutte quante quelle che ci ascoltano. Ok. Li salutiamo tutti. Grazie. Tutti gli ascoltatori. Grazie, signora Anna. Grazie mille. Ok, grazie, signora. Grazie, buonasera, grazie. Pronto? Gio Marotta, buonasera. Ma sto mangiando, chiedo scusa. Prego, cosa sta mangiando? Mi dica.
stasera ci ho fatto la pizza. Ah, pizza anche lei? No, io ho fatto vedere sì. La pizza. E allora, super, cioè, ho impastato due.